Alessandro, L'amante di Cristo è un'opera di fantasia, ma la vicenda narrata è comunque ispirata a diversi episodi realmente accaduti. Sì, il protagonista principale del romanzo è ispirato alla figura dell'attuale vescovo emerito di Caserta, già vescovo di Sessaurunca e poi vescovo di Caserta. Ci sono episodi, come tu hai anticipato, che sono realmente accaduti, altri ovviamente sono tutto frutto della mia fantasia, come il fantasioso, anche il ritorno alla gioventù di questo alto prelato. Come è normale che sia, cioè uno scrittore solitamente prende spunto da qualche persona, da qualche storia, da qualche avvenimento e poi la imbastisce con la sua fantasia. Quindi una condizione, su un percorso, su un tracciato di una figura realmente esistita e su fatti realmente accaduti c'è poi tutto una mia interpretazione, un mio personale rimescolamento degli avvenimenti anche del personaggio. Tu l'hai definito difensore degli umili e degli emarginati, che ha sempre agognato una chiesa cristiana e povera, secondo l'insegnamento proprio di Gesù e poi anche di Papa Francesco. No? Sì, è così. L'interesse che mi ha suscitato la conoscenza e poi la frequentazione anche personale di padre Nogaro è proprio perché lui è un autentico testimone di Cristo. Non a caso il titolo L'amante di Cristo è riferito proprio a lui. Cioè, questo intendo ovviamente in termini letterari, questo participio presente di colui che ama o colei che ama. In questo caso è Nogaro che ama autenticamente Cristo, e lui si è incarnato in Cristo e nel solco di questo suo amore incredibile e lui ha professato tutto il suo magistero, la sua pastorale nel corso di questi anni, e ancora lo fa. Pur essendo avanti con gli anni, ancora essendo comunque diciamo in pensione. E questo tranquillamente nel socco di Papa Bergoglio. E stranamente io quando leggo gli scritti di padre Nogaro e quando sento ciò che dice Papa Francesco, sembra quasi che Papa Francesco abbia copiato, ma non è così, assolutamente non è così, sono semplicemente due persone che interpretano in maniera pedissequa il messaggio evangelico, nulla più. Tra i personaggi del romanzo c'è anche Don Luigi, un sacerdote assassinato dalla Camorra, no? Un sì. Profilo per il quale si è ispirato Don Peppino Diana, però anche a Don Puglisi, anche a Don Ciotti, che mi pare abbia scritto anche la prefazione del testo. Sì, nel romanzo io parlo di questo prete, di questo sacerdote, che poi è quello più vicino a Nogaro, nel momento in cui lui arriva alla diocesi di Sessaurunca. E quando io ho tratteggiato questa figura, ovviamente ho immaginato un po' la figura di Don Peppino Diana. Il ricordo di Don Peppino Diana ovviamente mi è stato molto presente. E come Don Peppino Diana è stato trucidato, così anche questo sacerdote, questo Don Luigi, viene ammazzato la Camorra sulla spiaggia di Baia Domizia perché era una di quelle voci di ribellione e di, come dire, di sollecitazione alla ripresa di una condizione di dignità umana. E nello stesso modo entrambi vengono ammazzati. Signor Picone, il motore dell'opera di Zannini è Monsignor Nogaro e la sua testimonianza di vita improntata al messaggio evangelico, alla vicinanza nei confronti dei poveri e dei sofferenti, dei più deboli, insomma. Una visione in totale simbiosi con la svolta operata dall'avvento di Papa Francesco. E credo che il libro si sia concluso proprio con una gioiosa dedica a Papa Francesco, che ha concluso in qualche modo, nel modo migliore, questo libro, perché poi è capitata la concomitanza che la fine del libro è capitata con l'elezione al pontificato di Papa Francesco. Da sempre il Vangelo porta tanti testimoni, tra questi Monsignor Nogaro, che hanno preso sul serio l'impegno di una Chiesa attenta agli ultimi.
E dunque, se è vero che Papa Francesco oggi in scala mondiale sta cercando di ridare questa attenzione, è pur vero che nella Chiesa da sempre tanti testimoni come Monsignor Nogaro e tantissimi altri che poi restano nell'inevidenza continuano a credere profondamente in questa attenzione che è la prima di tutto il Vangelo. Tra i personaggi del romanzo c'è anche Don Luigi, un sacerdote assassinato dalla Camorra, un profilo ispirato a figure come Don Peppino Diana, ma anche Don Puglisi e non per ultimo Don Ciotti. Credo che il riferimento del romanzo ha innanzitutto un fondamento storico perché Don Peppino in modo particolare si è incontrato con Monsignor Nogaro più volte e ha condiviso questo percorso di una chiesa che non poteva più tacere, stare in silenzio, in modo particolare di fronte a fenomeni come quello della Camorra. Sempre di più alcuni sacerdoti insieme ai loro vescovi hanno anticipato ancora di più quella che è l'attenzione della Chiesa a quella che è la dimensione più sociale. In modo particolare si sono resi conto che non può esistere una fede che resta disincarnata dal proprio territorio. Il protagonista del romanzo di Zannini colpisce non soltanto l'aspetto religioso, la sua natura cristiana, ma anche il suo impegno civile, la sua forza morale, forse a prescindere dalla sua stessa natura cristiana. Beh, in realtà io credo che invece proprio il titolo del romanzo alla fine voglia scoprire un po' quello che è il segreto di questa azione concreta nel sociale, perché per gli uomini veri di fede non esiste il non interessarsi di quel mondo al quale Dio ha rivolto le sue attenzioni e attualmente rivolge il suo amore. Dunque, l'amante di Cristo è proprio il titolo che sottolinea quello che c'è nel cuore di tutte le persone vere che testimoniano nella vita quello che credono con il loro cuore. Da che cosa nasce questo evento di oggi, questa presentazione? Innanzitutto è l'amore per il libro, è la lettura e il piacere di poter conversare con l'autore. Capita di sovente qui a Palazzo Parente, che è un salotto letterario, di ricevere gli autori e in questo caso, dal momento che la tematica era molto congeniale anche al nostro tessuto di vita, perché comunque significa ripercorrere le tappe dell'episcopato di Monsignor Nogaro, mi piaceva anche coinvolgere tanto i ragazzi liceali del Caracciolo, che sicuramente sono una generazione oltre l'episcopato di Nogaro, ma soprattutto attraverso l'amore della lettura ripercorrere un pezzo anche della nostra storia. E siccome io consegno sempre ai ragazzi e ai giovani l'amore che ho portato io per la lettura, che è stata praticamente una passione, questa passione educativa messa in un contesto molto più ampio, che non è quello dell'aula, della scuola, del Caracciolo, ma è un salotto in cui loro possono venire a discutere con gli autori, ma anche con gli adulti, è una prova di maturità. E io penso che così si possano bene affrontare gli esami di Stato.